Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con quest'anno ricorrono 10 anni dalla istituzione, primo settembre 2010, della comunità pastorale Maria Regina dei Monti. Sono anche 55 anni che il Cardinale Colombo viene detto questo santuario, che era stato anticipato prima con la benedizione nel 62 del successivo Papa Paolo VI, quindi un santuario che ha le radici nella santità della Chiesa, dei suoi servitori fedeli che sono i nostri vescovi. Per l'occasione io ho invitato a questa celebrazione i nostri sindaci di Varzio, di Cremeno, Cassina, di Moggio, anche di Maggio perché Cremeno è con Maggio, e di Pasturo. C'è presente anche il sindaco di Valtorta e il presidente della comunità montana. Questo anche per indicare che siamo tutti collaboratori insieme per il bene della gente, sia a livello religioso che a livello civile, ciascuno nel suo campo. Ringrazio davvero i sindaci perché quest'anno gli sto facendo fare un cammino di santità. Perché quest'anno ho detto, mettiamo in risalto le feste patronali, quelle vere, cioè quello che il patrono è intitolato alla parrocchia. E quindi abbiamo cominciato il 19 di aprile con San Giorgio, che sarebbe il 23, in streaming, perché lì era il momento così, e tutti i sindaci sono venuti anche al 2 di agosto per Sant'Eusebio a Pasturo, verranno anche il 30 a Varzio per Sant'Alessandro, arriveranno poi anche il 6 di settembre per Maria la Bambina a Maggio e infine il 4 di ottobre a Moggio che è San Francesco. Quindi se non sono santi così non saranno più santi, quindi non perdete l'occasione sindaci per diventare santi. Ringrazio anche gli alpini che fanno un bel lavoro sia in parrocchia che qui, oggi porteranno loro la statua della Madonna. Per l'occasione, visto il Covid, abbiamo rifatto la portantina più larga, così hanno la distanza sociale come Dio vuole, come lo Stato vuole. Bene, abbiamo cercato di fare le cose bene per stare tutti contenti, gioiosi, nelle lodi del Signore e di Maria Santissima. Ovviamente ringraziamo il nostro arcivescovo che ha dato la sua disponibilità per venirci a trovare dopo un anno che è stato qui girando per tutta la valle. Adesso però si sta divertendo un po' sulla Porlezza, un po' contenuto per il Covid, però passa da una valle all'altra e va bene, così vedete ancora giovanile. A tutte le energie per questo. Ecco, basta, ho già detto troppe cose e continuiamo l'Eucaristia.
Ringrazio Don Lucio di queste parole di introduzione, ringrazio questa possibilità che ho di celebrare qui anche quest'anno la festa di Santa Maria, Regina dei Monti, Regina delle Funivie, di vedere con voi questo luogo di preghiera, di protezione per tutta la vita che qui si svolge e tutte le comunità della valle. Per celebrare con frutto questa Eucaristia chiediamo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati. Tu che indichi Maria come modello di fede, perdona i nostri dubbi e la nostra superficialità nella vita cristiana. Kyrie eleison. Tu che ci doni in Maria un modello di sollecitudine per le necessità degli altri, perdona i nostri egoismi e la nostra indifferenza. Kyrie eleison. Tu che in Maria ci doni la madre che raduna tutti i suoi figli, perdona le nostre divisioni, le nostre rivalità, le nostre cattiverie. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, che hai eletto come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Re dell'Universo, donaci per sua intercessione la gloria promessa ai credenti nel Regno dei Cieli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro del Siracide. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, primogenita di tutte le creature. Ho posto la mia dimora lassù. Il mio trono era su una colonna di nubi. Su ogni popolo e nazioni ho preso dominio. Con la mia forza ho piegato il cuore dei potenti e degli umili. Chi mi obbedisce non si vergognerà.
Chi compie le mie opere non peccherà. Chi mi esalta otterrà la vita eterna. Parola di Dio. Grazie a Dio. Dal Salmo 44. Parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Risplende la regina, signora della tua destra. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi. Risplende la regina, signore alla tua destra. Alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Il re è invaghito della tua bellezza. E lui, il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore alla tua destra. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, Dio ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Parola del Signore. Maria, regina dei monti e delle funivie, prega per noi, prega con noi. Maria, donna delle fatiche, tu che sai che viene il giorno dell'impotenza, quando le forze sono stremate, quando le risorse sono esaurite, quando la vita schiaccia con il suo peso esagerato, quando non ce la facciamo più. Maria, donna delle fatiche, insegnaci dove trovare ristoro, dove fermarci un poco a riposare, perché abbiamo bisogno talvolta di riposare. Aiutaci a contemplare le cadute di Gesù, stremato dal peso della croce, per sentire che da Dio non viene la croce, ma la forza per portarla. Maria, donne delle fatiche, prega per noi, prega con noi. Maria, donna delle solitudini, chiamata dalla voce dell'angelo a percorrere una via misteriosa, solitaria, aiutaci a non smarrirci nella nostra solitudine. Tu sai che vengono i giorni delle nostre solitudini, quando abbiamo l'impressione di non contare niente per nessuno, di non trovare chi ci ascolti, chi ci comprenda, chi ci perdoni, chi si prenda cura di noi. Tu sai che vengono i giorni delle solitudini, quando la malattia o la pandemia ci chiudono in casa, quando gli amici si fanno lontani, i familiari sembrano estranei, quando ci domandiamo che cosa siamo al mondo a fare. Tu, Maria, donna delle solitudini, entra nelle nostre case e nelle nostre vite, prega per noi, prega con noi. Donaci un cuore puro perché possiamo ascoltare con te la parola che vince ogni solitudine, la parola dell'angelo che annuncia: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è con noi, non ci lascia mai soli fino alla fine del mondo. Maria, donna del turbamento, sorpresa e spaventata dall'annuncio sconcertante dell'angelo di Dio, accompagnaci a vivere
con fede i nostri turbamenti e i nostri spaventi. Noi infatti talora siamo spaventati quando gli imprevisti sconvolgono i nostri programmi, quando gli eventi interrompono i nostri cammini, quando la malattia, la morte si fanno troppo vicine per noi o per i nostri cari. Noi siamo spaventati. Noi siamo spaventati quando le persone che amiamo si rivelano troppo misteriose, quando i rapporti persino con le persone più vicine diventano troppo complicati, quando persino le persone di fiducia tradiscono la nostra fiducia. Noi siamo spaventati. Maria, donna del turbamento, prega per noi, prega con noi, aiutaci a essere forti nella fede, per sentire insieme con te le parole dell'angelo che tiene viva la speranza e ci dona ancora coraggio. E dice l'angelo: non temere. Maria, regina vestita di luce, donna gloriosa, illumina le nostre tenebre. Noi infatti talora ci sentiamo perduti in un mondo troppo complicato e troppo confuso. Ci sentiamo smarriti e non riusciamo a capire e non sappiamo che cosa fare. Ci sentiamo smarriti di fronte ai figli, ai nipoti che coltivano pensieri che noi non abbiamo mai pensato, che sono feriti da problemi, paure, risentimenti che non riusciamo a spiegarci, che hanno sogni in cui noi non abitiamo. Ci sentiamo smarriti di fronte al futuro, a quello che sia conveniente fare, a come sia giusto organizzare il nostro lavoro e la nostra vita sociale. Sentiamo smarriti, ma tu, donna vestita di luce, illumina le nostre tenebre, fa risplendere in noi, nelle nostre famiglie, nella nostra società, la luce di Cristo, il Figlio tuo benedetto, che benedice la nostra libertà e incoraggia le nostre decisioni. Maria, donna del Magnificat, causa della nostra gioia, rendi anche noi partecipi della gioia di Dio. Noi infatti siamo talora malati di tristezza, ripiegati a compiangerci, abituati a lamentarci, feriti dall'invidia, risentiti per quello che abbiamo subito. Maria, donna del Magnificat, insegnaci a cantare le grandi opere di Dio, liberaci dalla meschinità, invoca per noi la pace, aiutaci a ricordare l'altezza della nostra vocazione, ad essere fieri della nostra dignità di figli di Dio, perché, come dice Paolo, la carne tende alla morte, ma lo spirito tende alla vita e alla pace. Se Cristo è in voi, il vostro corpo è mortale a causa del peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. Così vogliamo pregarti, Maria, regina dei monti e delle funivie, come donna delle fatiche, come donna delle solitudini, come donna del turbamento, come donna vestita di luce, come credente che ci inviti a cantare ogni giorno il Magnificat.
intercessione della Vergine Maria presentiamo al Padre le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché sull'esempio di Maria accolga con amore la parola e la proclami al mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i genitori e gli educatori della nostra comunità, perché promuovendo la formazione umana cristiana dei ragazzi e dei giovani li aiutano per scoprire e realizzare pienamente la loro vocazione, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i defunti, lo Spirito Santo rinnovi noi la fede nella comunione dei santi, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra comunità pastorale, vivendo in comunione di intenti e di fede, sia testimone della gioia del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tu hai costituito come nostra Madre Regina, o Dio forte ed eterno, la Vergine Maria, Madre del Re della Gloria. Dona anche ai tuoi figli, fiduciosi nelle sue preghiere e nei suoi meriti, di arrivare un giorno al tuo regno di gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia pace tra voi. Thank you.
Dio Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Madre del Signore, ed esaudisci la nostra preghiera perché ci soccorra il Cristo, uomo Dio, che sulla croce si offrì per noi come agnello senza macchia e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai voluto incoronare la Madre di Cristo di un diadema regale perché potesse dimostrare a noi, Suoi figli, con più valido aiuto la Sua benevolenza e il Suo amore. Noi ci allietiamo oggi per la Sua dignità singolare e gioiosi del dono ricevuto, uniti a tutti i cittadini del cielo, con voce e concorde, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con Sant'Ambrogio, con gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di passare.
alla comunione. Il Signore affida la madre al discepolo prediletto. Giovanni, ecco tua madre, donna, ecco tuo figlio. Thank you.
magari si mette il tabernacolo qua. Sì, sì. Come consegna della visita pastorale l'anno scorso, il nostro arcivescovo ha lasciato i ragazzi la preghiera del giovedì. Oggi è giovedì, visto che l'hanno recitata tutti i giovedì quando c'era il catechismo, anche oggi allora facciamo questa preghiera. Maestro, dimmi la verità della vita. La verità prima della vita è questa: la tua vita è benedetta da Dio. E la verità seconda è questa: tu vivi per essere una benedizione per tutti quelli che ti incontrano. Maestro, insegnami a pregare. Tu prega così: Padre nostro, che sei nei cieli, Padre, sia santificato il tuo nome, Padre, venga il tuo regno, Padre, sia fatta la tua volontà, Padre. Maestro, dimmi che cosa devo fare. Non perdere oggi l'occasione per amare. Non lasciare che nessuno vada via da te senza un sorriso. Non sottovalutarti mai. Sei fatto all'immagine di Dio. Non dimenticarti mai della tua vocazione ad essere felice. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito alla tua mensa e nel ricordo della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, donaci di partecipare all'eterno convito che in questo sacramento ci hai fatto pregustare per Cristo nostro Signore. Amen. Desidero ringraziare molto per questa celebrazione. L'anno scorso sono venuto, ma il tempo era brutto, allora mi sono detto chissà se riesco a celebrare una messa con un po' di sole e a partecipare anche alla processione. Quindi sono venuto quest'anno, anche se, come dice Don Lucio, sono a divertirmi sulle valli del Porlezzese, ma adesso anche la Valsassina mi sta a cuore come sempre, e quindi sono tornato volentieri. Desidero ringraziare quindi tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questo momento: Don Lucio, Don Gianmaria, poi tutti i preti che hanno concelebrato, gli alpini e tutti coloro che hanno collaborato con il canto, con il servizio liturgico a questa bella celebrazione.
Desidero dire una parola di gratitudine anche ai sindaci. Sono contento che desiderino santificarsi andando a tutte le messe delle feste patronali, però a dire la verità bisogna santificarsi andando a messa tutte le domeniche, ecco, quindi anche se non è la festa patronale. Però i sindaci si santificano soprattutto con il lavoro che fanno, perché in un anno come questo, più che in altri, è proprio sul sindaco che ricadono tante responsabilità, tanti fastidi, e quindi io desidero ringraziarli di cuore per il servizio che rendono alle loro comunità. E per tutti voi desidero invocare la benedizione del Signore che vi accompagni sempre. In particolare invoco la benedizione del Signore sulla comunità pastorale affidata a Madonna Regina dei Monti e delle Funivie, che compie 10 anni di pastorale di insieme, unificati sotto la responsabilità di un responsabile, dei preti suoi collaboratori. Ecco, la benedizione del Signore per intercessione di Maria ci renda sempre persuasi che la nostra vita è benedetta da Dio e perciò possiamo affrontarla con serenità, con coraggio, con lungimiranza, anche in tempi complicati come questi. Il Signore sia con voi. Il Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. Amen. A tutti voi, qui riuniti per celebrare devotamente la solennità della Beata Vergine Maria, Regina dei Monti e delle Funivie, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. Amen. E a tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.